Diciamo che l'arbitro è stato fortunato. Ma no, ma bisogna fare un gol, 37 Monica. Minuti, non puoi non fare un gol. Curini comincia a nervosirsi, attenzione. Perché la palla l'abbiamo avuta lei in area tante volte. E quindi la colpa di chi è, Curini? No, un po' di sfortuna. Ah, è la sfortuna. Un po' col gol lì, che col mezzo fuori il gioco lì. Fallo, cerca il centrocampo, Gargano, smista lateralmente, per Campagnar, Gargano, dice che non lo nominavo mai, vedi che c'è. Adesso Campagnar avanza, ancora dietro a Gargano, il piccolo Gargano. Gargano, è argentino Gargano. Va bene, andiamo avanti. In avanti per Colizza, per Lavezzi, Lavezzi ancora, per Lavezzi, buona questa, è fuori gioco, no. Ma Maggio ha messo giù, allora. Rigore, rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Tecnicamente il Napoli ha ammonito Obi, è espulso Obi, che era già stato ammonito. Rigore nel succedere di Obi, fermi perché qui sta succedendo di tutto, io sono senza parole, il rigore c'è innanzitutto. No, fuori area. Marelli, Marelli, buoni. Sia magnetico, Marelli. È occasione. Allora, fallo fuori. Aspetta. Concretizza dentro. Fallo inizia fuori. Sì. L'ammonizione è giusta, l'espulsione è corretta, ma secondo me non c'è rigore. Sbaglia gravemente l'arbitro. Tante volte l'Inter ha preso dei rigori così con Adriano, ve lo ricordo. Anzi, contro Giulio Cesar. Attenzione. Attenzione. Allora, sì. Battaglio. Era stata sbagliata la prima ammonizione di Obi, che non ha combinato quasi niente. Attenti. Attenti. Parte Amsic con suo ciuffo, Amsic tira l'aria, poi te lo prende Campagnaro, gol! Sulla respinta Campagnaro, l'uomo coi denti azzurri! Campagnaro! È iniziato un viaggio napoletano! Non te la fai prendere la gol! È una diretta concorrente, è un diretto! Buoni, buoni. Allora, Maggio. Attenzione! Maggio è due! E le due! La Campania! Va bene, va bene, va bene, l'avete fatta. Va bene. Allora, attenzione, perché qui il gol è un colpo di Nagatomo. Bene, e c'è male perché... La Campania napoletana continua! Pare chiara, Amsic, la luna di miele di Gianluca Rossi è finita proprio stasera. È finita. Ma vabbè, aspettiamo stasera. Allora, ma io voglio sentire la canzone del cantante, voglio sentirla, non la sento. Allora, il nostro DJ, se vuoi poi te la faccio sentire. Allora, è l'arbitro che ha affossato l'Inter sullo 0-0. Allora così salviamo il cantante. Stasera che dovevi mettere la canzone, non la puoi mettere, allora scrivi questa canzone. Ma c'eri tu con che... Stasera la canzone non la metti, del cantante, che si è fatto pure espellere il cantante. L'uomo corretto, com'è che l'hai chiamato? Il normalizzatore. Non ha normalizzato un bel niente stasera. Il normalizzatore si è fatto cacciare anche lui. Cioè. Però questo è il quarto uomo. Poi, però, mentre tornavano, si vede lui con davanti a sé l'arbitro che gli urla e gli dice delle cose. Poi, tu vai, Rocky, che esce. Cammino, ok. Ecco. Lui dietro. Ha morito Zuniga. Sì. Ma perché devi andare di là? Stiamo qua. Ma dobbiamo camminare. Io esco. Ma no, allora, ma è meglio tu sta qua, uscendo. Vediamo. Vediamo. Vai, vieni, dai, uscendo. Vieni. Ma sto uscendo, vieni. Quello gli si ferma. Facciamo, va bene così. Va bene così, cosa faceva? Tu vai avanti. Ecco, esattamente così.